anche a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione e forte di record di gioco più premiato di sempre con oltre 300 Game Awards, The Last of Us Parte 2 continua a far parlare di sé, stavolta con un retroscena su un personaggio tagliato dalla versione definitiva. Prima di continuare, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale attivando le notifiche per non perdere nessuno dei video di EveryEye.it. È stato il game director e presidente di Naughty Dog Neil Druckmann a svelare un curioso dietro le quinte relativo a un personaggio che in origine avrebbe dovuto avere una posizione ben più rilevante nell'economia dell'avventura, relegato in seguito a figura appena sullo sfondo. Lia, una ragazza membro del Washington Liberation Front, fa parte della spedizione punitiva che innesca la drammatica odissea di Ellie. Nel gioco è possibile ricostruire la sua storia attraverso dialoghi e note sparse, ma ora sappiamo che a interpretare la giovane era stata direttamente Hallie Gross, ovvero una delle sceneggiatrici del capolavoro firmato dallo studio californiano. La scrittrice aveva persino partecipato a sessioni di motion capture e prestato la sua voce al personaggio, che tuttavia è stato tagliato durante la produzione e fatto morire off-screen. Qualche giorno fa, Druckmann ha twittato una foto del suo Nintendo Switch con la schermata iniziale di Metroid Dread, indicando a chiare lettere le sue intenzioni per una domenica di svago totale. Hallie ha risposto con un ironico «Le scarpe sui mobili? Sei un suino ignorante!» e da lì è scaturito un simpatico scambio a colpi di gif e insinuazioni, culminato con una foto della sceneggiatrice con il trucco di scena accompagnata da uno sprezzante «Ora vorrei rimettere il tuo personaggio all'interno del gioco, solo per poi tagliarla un'altra volta!» Gross ha risposto per le rime con un breve video che la ritrae mentre balla con l'attrezzatura per il motion capture addosso, corredata da un inequivocabile Last of Us Parte 3, la vendetta di Lia. Un piccolo spoiler per ricordarvi meglio e contestualizzare il personaggio in questione. In The Last of Us Parte 2, Lia, ex membro delle Luci di circa 20 anni, si scopre essere la fidanzata di Jordan. A un certo punto della storia, Ellie si mette alla ricerca della ragazza, partita per una spedizione nei dintorni della stazione TV di Seattle, per cercare informazioni su Abby. Il destino non è purtroppo favorevole alla giovane, visto che la protagonista si imbatte nel cadavere di Lia, orrendamente trafitto dalle frecce dei Serafiti. Vi sarebbe piaciuto sapere qualcosa di più su una figura nelle retrovie come quella interpretata da Hallie Gross? Fateci sapere la vostra, nello spazio riservato ai commenti.